Bentornati alla nostra bottega dell'italiano. Tra le tante parole della nostra lingua che noi usiamo, e sono quasi 100.000, molte meno quelle che usiamo tutti i giorni naturalmente, ma ne abbiamo a disposizione dalle 90 alle 100.000, ce ne sono molte di provenienza straniera, la gran parte di provenienza inglese. Addirittura si parla di 4.000 vocaboli inglesi che sono mai entrati in circolazione nella nostra lingua. E allora oggi partiamo da una parola inglese. Voi non vi immaginate nemmeno da che par parola partiremo. Ebbene partiamo dalla task force. La task force che cos'è? La task force è un reparto speciale. Perché usare il termine task force? Beh, qui dovremmo chiederlo soprattutto ai giornalisti, perché è chiaro che potremmo dire, come sentivamo un attimo fa, reparto speciale, non ci sarebbe nessuna difficoltà a usare questo o altri termini. Però noi dobbiamo anche accettare l'idea che in termini giornalistici ci sia ormai un uso di queste parole. Oltretutto la parola task force... Uh, viene usata non solo in senso proprio parlando di soldati e parlando del mondo militare, ma tutte le volte che c'è da organizzare un gruppo speciale, per esempio in un'università, in un'azienda, in un ministero che si occupi dello, dello studio di qualcosa di particolare, spesso i giornalisti usano il termine task force. Eccolo qua, task force perché partiamo da questo, perché questo termine ci potrà eh, condurre poi a delle scoperte strane e anche interessanti. Allora andiamo in profondità, vediamo di capire cosa c'è dietro questo termine. Beh, è una parola composta di due parole e come sempre nelle parole composte in inglese sono ribaltate rispetto all'uso che ne faremmo noi. Noi diremo forza per un compito, per un ingaggio, loro mettono al contrario. Force proviene da forzia, è un eh, vocabolo che proviene addirittura dal latino, così come il nostro forza, quindi è meno interessante da analizzare. Invece ecco la parola task. Task significa per l'esattezza compito, compito. E eh, i linguisti qui hanno cercato di capire da dove venga questo task. Probabilmente è stata una spiegazione, proviene dal francese tâche. Tâche in francese significa esattamente la stessa cosa, compito. Ma non ci si è fermati a questo perché alcuni hanno individuato una somiglianza della parola tâche, torniamo qui, della parola task. Con la parola tax. Oh, scusate, questo è veramente un refuso. Allora, con la parola tax, che significa tassa. Allora, c'è addirittura l'ipotesi che sia nata questa parola, che significa compito e anche lavoro, per indicare il lavoro che l'uomo medievale doveva compiere per poter pagare la tassa. Al suo signore, al comune nel quale viveva. Bene, eh, allora, questa tax, che poi eh, naturalmente è una parola simile anche nella lingua francese, ed è simile anche nella lingua italiana, tassa, come vedete c'è una parentela. Perché c'è questa parentela? Perché tutte queste parole derivano dal latino, derivano dal latino e allora noi ritorniamo alla nostra lingua madre che è sempre eh, diciamo piena di risorse per far proseguire i nostri eh, ragionamenti sulla lingua e il tutto proviene dal verbo taxare taxare ma cosa significa taxare nella lingua latina non significa tassare strettamente ma significa ordinare, mettere in ordine. Quindi diciamo che poi il significato eh, significa adattare, significa anche un po' soppesare. Eh, diciamo quindi che il significato della tassa è, eh, deriva dal fatto che sia stato stabilito un ordine e sia stata stabilita anche un'entità di questa tassa. Dalla parola tassa, dalla parola taxare, passiamo a una parola che somiglia, che però uno dice ma non c'entra niente, che è la parola taxi. Taxi, cosa c'entra il taxi con le tasse? Ci sarebbe da dire non c'entra niente. Questo qui è un Yellow Cab di New York, una volta anche noi li avevamo gialli, adesso li abbiamo bianchi, ma comunque, insomma, il taxi sappiamo tutti cos'è. Ebbene, è vero che il taxi non c'entra direttamente con le tasse. Ma analizzando la storia delle parole, troviamo anche qui una parentela, perché taxi è l'abbreviazione della parola taximètre. Parola francese: taximètre, composta di taxi, che ancora ci riporta alla tassa, e mètre che è una parola di provenienza greca, metron in greco, che significa misura, quindi è la misura della tassa. Cos'è il taximetro? Il taximetro è il tassametro che esiste su ogni taxi. Quando noi prendiamo un taxi viene azzerato, o meglio quando l'abbiamo chiamato se è un radiotaxi, viene azzerato il tassametro che è quello strumento che ci dà il metron cioè la misura della tassa che noi dobbiamo pagare. Inutile dire che le tasse hanno anche altri nomi, come per esempio imposte. Noi paghiamo le, le imposte e qui ci sarebbe da fare anche una distinzione che non starò a fare sulla differenza tra tassa e imposta. Diciamo comunque che imposta è un nome non particolarmente interessante e avventuroso perché è un nome nostro, soltanto italiano, e che deriva dal verbo imporre, è qualcosa che ci viene imposto di pagare. Invece, eh, dato che siamo nel settore, andiamo verso dei nomi che il nome tassa ci eh, evoca, eh, per esempio la finanza. Che cos'è la, fin la finanza? Allora scriviamolo qui, finanza. Finanza, le tasse fanno parte delle finanze dello Stato, c'è eh, la Guardia di Finanza che fa rispettare eh, le, le leggi che riguardano non, anche le tasse, eh, c'è il Ministero delle Finanze, eccetera, eccetera. Finanza è una parola di origine antica, di origine... Eh, al di fuori del nostro paese ci proviene, ci proviene dalla Provenza, che è una terra bellissima nel sud della Francia, è una terra che per prima, come dire, creò questa lingua di provenienza latina, di lingua neolatina, che è il provenzale, dal quale poi dopo molti termini sono sfociati nella lingua francese. Nell'antico provenzale, Finar... Finar voleva dire porre fine a un debito, pagare un debito, eh, quindi saldare un debito. Finar da cui finanza. Siamo nella lingua provenzale. Da finanza si passa al francese finance e da finance arriviamo al nostro italiano finanza. Ci sono poi molti altri modi eh, di chiamare le tasse. Un, un, un modo arcaico, un termine arcaico che più non si usa, per esempio, è balzello. Un balzello. Può darsi che lo troviate usato giornalisticamente, tanto per usare un sinonimo e per non usare sempre le stesse parole, a volte capita. Balzello è un tipo di eh, tassa di epoca medievale, una eh, diciamo una tassa data eh, messa non con regolarità. E una tassa che veniva messa un po' arbitrariamente dal signore eh, della, de, de, della signoria o anche dai eh, consoli del comune e ehm, serviva ed era messo, come dicevo prima, non regolarmente per delle necessità impellenti. Il balzello a Firenze era detto anche accatto Accatto e anche prestanza. Prestanza. Tanto per mascherare un po' con l'idea del prestito, una tassa messa così all'improvviso, messa arbitrariamente, e messa, eh, diciamo, era una tassa patrimoniale in sostanza. Ci sono tanti altri modi ancora per chiamare le. Per den eh, denominare le tasse, eh, per esempio anche gli arabi eh, che hanno conquistato una parte del nostro paese in epoca medievale e dei quali noi vediamo un cavaliere eh, aitante e aggressivo, anche gli arabi ci hanno lasciato un modo di dire tasse, eh, un modo di dire tasse che è gabella. La gabella, anche questo è un termine un po' disusato oggi, deriva da kabala, che è un modo per nominare le tasse nella lingua araba. Poi concludiamo eh, con un termine che ci riporta alla lettimità, ci riporta all'antica Roma, che è tributo. Il tributo, che è un termine tutt'ora d'attualità eh, è un termine usato tecnicamente per parlare di tasse, il tributo si chiama così perché Roma repubblicana era divisa in tribù, era divisa in tribù e quindi il tributo era la tassa eh, richiesta ad ognuna delle tribù da parte dello Stato romano. E così, ritornando alla nostra lingua madre, abbiamo concluso per ora il panorama sulle tasse.